Maggio 2021, maggio 1991, 30 anni fa, in questa stagione primaverile, a Mosca, ancora capitale dell'Unione Sovietica, si discutevano progetti di trasformazione e riforma. Si era in una fase avanzata di quella che fu definita la perestroika di Gorbaciov, segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica e presidente dell'URSS. Da lì a pochi mesi, però, dicembre 1991, avremmo assistito alla fine di quello che fu definito l'impero sovietico e quindi anche alla fine di una guerra fredda che aveva visto contrapposti i due fronti per decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi parliamo della fine dell'impero con Nadia Caprioglio ed Enrico Franceschini, autori e curatori di due volumi. Enrico Franceschini, La fine dell'impero, Ultimo viaggio in URSS, Perché è crollata l'Unione Sovietica? Un libro firmato da Arkady Dubnov, politologo e consigliere dei governi Yeltsin fino ai governi più recenti, al governo Putin, i dirigenti della Repubblica raccontano. Baldini Castoldi è l'editore del volume di Franceschini, il Mulino è l'editore di questo volume, che è stato tradotto e curato da Nadia Caprioglio. Nadia Caprioglio è docente di slavistica all'Università di Torino e Enrico Franceschini è stato corrispondente nelle principali capitali per la Repubblica ed in particolare era a Mosca negli anni 1990-92. Ci raggiungerà l'ambasciatore Adamyshyn, Anatoly Leonidovich Adamyshyn, che fu dal 90 al 92, quindi in quegli anni cruciali della fine e poi della successiva trasformazione dell'Unione Sovietica in un arcipelago di nuovi stati indipendenti. Adamyshyn fu ambasciatore a Roma, appunto ambasciatore dell'Unione Sovietica e poi della Russia. Successivamente, dal 92 al 94, fu vice ministro degli affari esteri della Federazione Russa e dal 94 al 97 ambasciatore a Londra. Due libri diversi che però si integrano perfettamente, di quali io consiglio la lettura in una sequenza che potrebbe vedere come prima lettura il libro di Franceschini e come seconda il libro curato da Nadia Caprioglio. Perché in questa sequenza? Perché il primo è una raccolta di cronache del corrispondente della Repubblica in un momento particolare. Sono cronache di vita quotidiana, di vita nelle strade di Mosca, ma anche di molte città dell'allora impero sovietico, ma anche interviste importanti ai protagonisti politici. E quindi una ricerca riletta oggi con una sorta di aggiornamento finale su quali sono state le cause di questa fine in attesa da parte delle diplomazie occidentali, forse neanche voluta da parte di molte diplomazie che temevano un caos che avrebbe potuto seguire una fine non programmata dell'impero sovietico. Particolare il libro curato da Nadia Caprioglio perché nelle interviste raccolte da Dubnov e appunto tradotte per il Mulino compaiono in presa diretta coloro che in quegli anni erano al potere a Mosca, a Kiev, a Minsk e in tutte le repubbliche sovietiche. Nomi alcuni conosciuti anche a chi non ha seguito le vicende dell'URSS. Pensiamo a Kriuchkov che diventò poi primo presidente dell'Ucraina, pensiamo a Landsbergis che fu il coraggioso presidente della Lituania, unico paese quasi in cui si verificò un contrasto forte con perdite di vite umane fra l'esercito dell'Unione Sovietica e i resistenti che volevano un'indipendenza per gli stati baltici. Questa è la situazione in un momento, quello di oggi, che è occupato da altre cronache politiche, ma che continua a vedere lo Stato erede dell'Unione Sovietica, la Federazione Russa, come
un importante protagonista su quei settori delle crisi internazionali nei quali settori già l'Unione Sovietica era parte presente. Pensiamo al rapporto speciale fra Siria e Unione Sovietica, che è rimasto un rapporto speciale fra Siria e Russia. Mi fermo qui perché il mio ruolo è semplicemente di favorire questa discussione, quindi do la parola a Nadia Caprioglio per la presentazione di questo volume, chiedendo a lei in particolare se una volta costruita la storia di questa raccolta di interviste ci vuole segnalare quali sono a suo avviso gli aspetti più rilevanti per chi, non avendo seguito all'epoca, voglia capire oggi che cos'è rimasto dell'Unione Sovietica nella Russia con la quale andiamo a confrontarci. Bene, grazie, ringrazio il professor Ajani per la presentazione e ringrazio anche il Circolo dei Lettori per questo spazio virtuale in cui ci accoglie. Saluto anch'io i partecipanti e chi ci ascolta. Vorrei premettere che questo volume, Perché è crollata l'Unione Sovietica, nasce da un progetto dell'Università di Torino con la Fondazione Gaidar di Mosca. Nel 2019, quando era rettore dell'Università di Torino il professor Ajani, avevamo organizzato un incontro con i rappresentanti della fondazione che tiene viva la memoria di Yegor Gaidar, che è stato uno dei principali ideatori, organizzatori delle riforme economiche degli anni 90. Infatti Gaidar faceva parte di quella squadra di economisti che provenivano dal mondo accademico, che erano stati in fretta e furia invitati ad escogitare un modo per uscire dalla crisi, per reinventare l'economia del paese. Quindi erano figure sprovviste di esperienza di governo, di amministrazione. Quello che sapevano dell'economia di mercato l'avevano appreso dai manuali, però grazie alle loro riforme fu scongiurata la carestia, fu scongiurato il collasso totale delle infrastrutture. E Gaidar poi nel novembre del 91 fu nominato ministro dell'economia e delle finanze, divenne anche vice premier. Quindi nell'incontro che abbiamo avuto con i rappresentanti della fondazione era stato presentato un film documentario tratto da un saggio di Gaidar intitolato La rovina di un impero, quindi siamo già un po' in tema, che era appena stato tradotto. E in quell'occasione i rappresentanti della fondazione ci hanno fatto conoscere una loro recente pubblicazione, appunto il volume di Arkady Dubnov, Perché è crollata l'Unione Sovietica, che era uscito nel 2019. E come ha sottolineato il professor Ajani, Dubnov è un analista politico indipendente e soprattutto un esperto delle ex repubbliche, cioè delle repubbliche post-sovietiche, dei paesi dell'Asia centrale. E ad un certo punto Dubnov ha avuto un'idea: intervistare i dirigenti delle ex repubbliche sovietiche per ottenere un quadro completo del crollo dell'URSS, e realizza questa sua idea, questo suo progetto nel corso di un anno, il 2016, grazie al sostegno della fondazione che gli sovvenziona i viaggi in giro per l'ex Unione Sovietica e anche in Occidente per raggiungere alcuni di questi esponenti e intervistarli. E quindi i risultati di queste interviste sono pubblicate nel libro, e quando l'ho avuto tra le mani io mi sono subito resa conto di avere qualcosa di straordinario, un documento storico, perché contiene 14 interviste molto corpose rilasciate dai politici subito dopo la dissoluzione dell'URSS, cioè politici che si sono trovati con la dissoluzione dell'URSS a capo dei nuovi stati indipendenti. Quindi era un'impresa, secondo me, quasi utopistica riuscire a ottenere da delle figure storiche di quel rilievo una discussione franca sull'argomento piuttosto spinoso della fine dell'URSS.
E quindi abbiamo deciso di proporre la traduzione del volume all'editore del Mulino, che ha accettato di buon grado. Quindi io ho curato l'edizione italiana, che esce con una premessa del professor Ajani dal titolo Le nuove costituzioni e l'eredità sovietica dal partito unico al presidenzialismo. Ed è un'introduzione che illustra la radicale trasformazione delle regole giuridiche in quei territori, con la produzione di nuove costituzioni, di nuovi codici civile, penale, processuali e delle nuove leggi sulla proprietà e sul commercio che sono nati per superare il sistema sovietico. A questa premessa poi si aggiunge una mia introduzione all'edizione italiana dedicata in particolare alle trasformazioni culturali della Russia dopo il crollo dell'URSS. Infatti, se le testimonianze dei dirigenti contenute nelle pagine del libro sono indispensabili per comprendere i cambiamenti, gli sviluppi della politica, dell'economia nello spazio post-sovietico, è anche diciamo, indispensabile vedere che relazione c'è stata tra questi cambiamenti e le trasformazioni che si sono verificate nella sfera culturale, tenendo presente che la perestroica era nata proprio come rivoluzione culturale. Alla traduzione di queste interviste hanno collaborato, mi fa piacere qui menzionarli, ringraziati per il loro lavoro, tre giovani dottori di ricerca del Dipartimento di Lingue dell'Università di Torino, Alina Masla, Igor Piumetti e Roberta Sala. Ed ecco che il libro esce proprio nel trentennale della fine dell'Unione Sovietica e la traduzione in italiano è la prima traduzione in assoluto. Sono stata informata dalla fondazione che ne seguiranno altre in altre lingue. Come è strutturato il libro? Cioè, ci sono le interviste, 14, sono precedute da un profilo dell'interlocutore, un inquadramento del contesto in cui si svolge l'intervista, in cui si svolge il dialogo, la data dell'intervista, sono tutte del 2016, tranne una che si è tenuta all'inizio del 17. Manca l'appello all'Uzbekistan, il presidente Islam Karimov era morto nel 2016, ma l'autore fa notare che già prima, quando era stato contattato, non ha mai risposto all'invito della fondazione. Cosa emerge, cosa si propone, diciamo, l'autore di mettere in evidenza in questi dialoghi? Innanzitutto lui vuole far capire, trasmettere come erano questi dirigenti negli anni 80-90 e come hanno accolto il crollo dell'URSS. Che ruolo hanno avuto in questo processo? Sono restati a guardare? Hanno lottato per l'indipendenza? Hanno temuto di perdere il potere? Quindi anche a molti chiede come si immaginavano la libertà che avrebbe potuto seguire, quali risorse avevano, materiali, naturali, umane, anche intellettuali, quando hanno intrapreso questa strada dell'indipendenza. La cosa interessante è il confronto che emerge perché Dubnov a tutti dice, cioè pone a tutti la stessa domanda iniziale. Aveva mai pensato che l'Unione Sovietica avrebbe cessato di esistere e che il suo Stato sarebbe diventato uno Stato indipendente? E notiamo che più o meno per tutti la disintegrazione istituzionale dell'URSS è apparsa come qualcosa di improvviso, di inatteso. Alcuni pensano molto al mostro nucleare che era l'URSS e non volevano neanche concepire l'idea che potesse collassare, perché si chiedevano che cosa sarebbe stato di questo potere nucleare pericolosissimo. Altri, come hai già citato Landsbergis, il leader lituano,
dicono non si può parlare di uscita da un posto dove non si è mai entrati volontariamente. Molti altri riconoscono che il crollo dell'URSS era un rischio, ma non vogliono mai ammetterlo fino in fondo, cioè cercano fino alla fine di aggrapparsi ad una situazione, alla situazione esistente. Quindi Dubnov ha fatto l'impossibile, perché ha intervistato coloro che hanno partecipato proprio in prima persona a quella che Putin, in una famosa espressione durante una riunione della Duma, aveva definito la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo. Quindi questa è in linea di massima l'origine, la struttura del libro. Cosa offre questo volume per chi non assisteva alla storia in quell'epoca? Secondo me l'importanza fondamentale è questa visione d'insieme che lega tutti gli autori, diciamo gli attori di quell'evento. Tutti citano molto da vicino il famoso incontro di Bielaviesia, quello che si è verificato, l'incontro che si è verificato nel dicembre del 1991, dove hanno firmato l'accordo di Bielaviesia, i tre presidenti di Russia, Bielorussia, Ucraina, si sono incontrati e hanno dato inizio a un processo di riconfigurazione dell'ordine nazionale e globale, oltre che alla dissoluzione del più grande Stato socialista del mondo. E quindi questo momento da tutti è visto come il momento chiave e ognuno dà una sua interpretazione. Anche questo è, diciamo, il fulcro da cui nasce tutto. Bielaviesia era la riserva di caccia preferita dei re polacchi, degli zar russi, dei membri del Politburo, ed era rinomata per la caccia al bisonte. Ed è interessante che uno scrittore, Sergei Zalugin, in un romanzo che si intitola Romanzo ecologico del 1993, dice: a Bielaviesia si sono incontrati tre bisonti, appunto Yeltsin, Kravchuk, Shushkevich, e hanno detto: d'ora in poi Russia, Bielorussia, Ucraina saranno stati indipendenti. Ecco, le riflessioni di tutti i leader partono proprio da questo momento, cioè come l'hanno vissuto e che conseguenze ha avuto per il loro paese. Beh, si potrebbero aggiungere molte cose, ma per il momento mi fermo, potremmo farlo forse nel corso della conversazione. Grazie. Io ricordo che in quegli stessi anni, 1989-91, si era affermata una tesi, poi molto, a mio avviso, giustamente criticata, di uno storico giapponese: la fine della storia. Quasi che con la fine della Guerra Fredda tutto il mondo potesse trovare una nuova dimensione di acronica di pacificazione senza conflitti. Sappiamo che non è andata così e mi viene in mente questo perché, pensando ai tre bisonti leader che si incontrano, della Russia, dell'Ucraina e della Bielorussia, ebbene, questi tre stati oggi, a 30 anni di distanza, continuano ad avere un rapporto molto particolare e inquietante per le relazioni internazionali, perché la Bielorussia è essenzialmente una dipendenza di Mosca e l'Ucraina, che invece ha affermato fortemente, anche con governi molto diversi nel loro segno, una volontà di indipendenza dalla Federazione Russa, mantiene con la Federazione Russa una situazione di estrema tensione. Passando alle cronache di Enrico Franceschini, la fine dell'impero, nella lettura mi ha colpito una dinamica, quasi ci fossero due orologi all'interno di queste raccolte di testimonianze, di queste cronache. Un orologio molto lento, che è quello della atavica pazienza del cittadino russo nei confronti di un sistema che non è in grado di fornire neanche le risposte fondamentali
alle esigenze di vita, e un orologio rapidissimo che invece inizia a scandire il tempo della dissoluzione fra settembre e dicembre. Qualcuno probabilmente tra coloro che ci ascoltano ricordano come fosse una prassi anche del Partito Comunista Italiano negli anni 70-80, in occasione di congressi o di conferenze di partito importanti, dare al segretario generale la parola e ascoltare una relazione che durava 4, 5, 6 ore. Era quasi oggetto di barzellette la tempistica delle relazioni del segretario generale. E poi si votava e il voto era sempre, come si diceva all'epoca, maggioranza bulgara 99,9%. È esattamente il contrario di quello che accade negli incontri riportati da Enrico Franceschini nelle sedute del Parlamento, del Soviet Supremo, del Parlamento dell'Unione Sovietica, dove quando uscito con le ossa rotte dal tentativo di golpe Gorbaciov si confronta con Yeltsin, i tempi assegnati agli interventi su un ordine del giorno di fondamentale importanza, cosa fare, erano tempi 2 minuti, 5 minuti, neanche i parlamenti più efficienti del mondo mantengono un rispetto dei tempi. Quindi questa sorta di accelerazione di mancanza di confronto politico, perché se non dai tempo agli interlocutori. Quindi questi racconti mi hanno colpito perché c'è questo tempo lungo che poi matura e precipita, e questa assenza di confronto e discussione. Franceschini. Bene. Grazie professore, grazie Nadia, grazie al circolo dei lettori, grazie all'ambasciatore D'Amicin che ci fa l'onore di dire qualcosa su questi libri, su questo periodo storico importante da ricordare. Siamo nel trentennale della fine dell'Unione Sovietica e pensando a questo appuntamento io ho creduto di volere dare un contributo con il mio libro perché in Russia ho passato 7 anni, mi sono sposato, mi è nato un figlio, è stato un paese che ho amato molto e in cui mi sono trovato a essere, nell'arco di una carriera giornalistica in giro per il mondo che poi è durata 40 anni, per me è stato il momento più importante. Mi sono trovato, come raramente succede a un giornalista, di essere veramente testimone di un fatto storico. Incontrare personaggi che hanno fatto la storia, come Gorbaciov, che ho intervistato varie volte, come Gaidar, citato all'inizio, che ho intervistato e conosciuto bene. E per questo ho pensato che il contributo che potevo dare, invece che un'analisi a posteriori, fosse appunto riproporre le mie cronache di quei giorni. Mi è venuto in mente un libro, mi è venuto in mente 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, giornalista americano che si trova ad assistere alla rivoluzione bolscevica del 1917, e queste sue cronache sono rimaste un libro che chiunque vuole studiare la storia di quel paese legge, che mantiene una freschezza, perché a volte quello che vedi può essere errato alla luce poi della storia, ma ti dà il senso degli eventi. E per questo li ho voluti raccontare, così come li ho vissuti io, che ero, prima di andare in Russia, per 10 anni ero stato negli Stati Uniti, ero attirato dalla perestroica di Gorbaciov. Ricordiamo questo Gorbaciov ha fatto come uscire il genio dalla bottiglia, cioè uscita prima la libertà di stampa, la libertà di pensiero, il fatto che appunto ognuno potesse dire quello che voleva, ha scardinato tutto quanto, insieme alla ferma convinzione di Gorbaciov che per quanto fosse possibile non bisognava usare la forza, e per questo poi lui ha vinto il premio Nobel per la pace, perché forse senza di lui non sarebbe successo l'altro evento, insieme alla perestroica, che ha poi provocato il crollo dell'Unione Sovietica, cioè la caduta del muro di Berlino, la fine del comunismo in Europa orientale, che Gorbaciov ha aiutato, permesso, non si è opposto con la forza militare come avevano fatto i suoi predecessori nel 68 a Praga e nel 56 a Budapest. Ecco, questo è il quadro. Io arrivo a Mosca, lo racconto nelle prime pagine del libro, eccitato e spaventato. E come dicevate i miei interlocutori prima, è vero, c'era al tempo stesso un tempo lento e un tempo veloce, perché da un lato tutti vedevano che sarebbe successo qualcosa,
e anche molto rapidamente, perché come un tormentone si diceva ci sarà un golpe contro Gorbaciov per fermare la perestroica, si sapeva che c'era l'ala più conservatrice del Partito Comunista che era contraria a questo, e nello stesso tempo c'erano le repubbliche sovietiche, tutte le altre che premevano per uscire dall'alveo della Russia, c'erano i radicali democratici di Yeltsin che volevano non riformare il comunismo come voleva fare Gorbaciov, ma distruggerlo, e quindi Gorbaciov era solo in mezzo a questo, a queste due forze, e si diceva che qualcosa sarebbe accaduto, ma nessuno, come voi ricordavate, e come anche mi fa piacere sapere, gli ex capi delle repubbliche prevedevano, nessuno immaginava che ci sarebbe stato un crollo così subitaneo, perché pur essendo in una crisi di disgregazione economica totale, pur essendoci corruzione e perdita di fiducia, di fede negli ideali, l'URSS era passata dall'aratro all'atomica, come si suol dire, con la frusta di Stalin, con la paura e il terrore del gulag staliniano. Poi però si era arenata in ventennio in cui nessuno credeva più veramente in nulla, e andava avanti così, aveva perso la guerra in Afghanistan, si sentiva che c'era questa crisi, ma rimaneva pur sempre il più grande paese della Terra, un quarto delle terre emerse del globo terrestre, l'unica superpotenza in grado di competere con gli Stati Uniti dal punto di vista degli armamenti nucleari, anzi, come gli americani amavano dire, io lo sapevo bene perché prima ero stato dall'altra parte, dicevano l'unico paese che ci può distruggere, e quindi per questo aveva una certa rilevanza, e l'unico che competeva con l'America nella corsa allo spazio, che competeva con l'America ogni 4 anni nelle Olimpiadi. Non ci immaginavamo che sarebbe finito tutto così rapidamente. Io dico anche nel libro, praticamente dal giorno, dall'estate in cui arrivo, all'estate del golpe contro Gorbaciov, che segna, a mio avviso, più della riunione nella foresta della Bielorussia, la fine dell'URSS, perché in quel momento crolla tutto, crolla il tentativo di Gorbaciov di riformare il sistema, lui che pensa di essere riportato a casa, di tornare come un eroe, viene accolto come, se non un complice, come un corresponsabile, perché gli uomini che lo hanno tradito li ha scelti lui, in quella che allora noi giornalisti chiamavamo la svolta a destra. Gorbaciov era andato sempre un po' a zigzag per tenersi in equilibrio fra queste due forze, e quindi inevitabilmente a un certo punto ha un momento in cui lo zag lo porta a dire no, bisogna frenare la perestroica, e mette a capo del KGB, delle forze armate, del partito, i personaggi che poi lo tradiscono. Ecco, in quei 10-12 mesi, io dico, John Reed aveva raccontato 10 giorni che sconvolsero il mondo, io ebbi per un momento l'illusione di poter essere stato testimone dei 10 mesi che il mondo lo avevano rimesso a posto, perché la fine della guerra fredda, il crollo del comunismo, la fine del totalitarismo e anche direi la fine dell'ultimo grande impero multietnico coloniale al mondo, dopo quello britannico e dopo quelli che erano venuti prima, erano cose positive in teoria. Ma la storia, come diceva il professore, poi invece non è finita, ha dimostrato che altri conflitti, altri problemi c'erano e li abbiamo adesso sotto gli occhi. Non vado oltre nella mia esposizione, dico è vero, nel mio racconto ci sono uomini tutti i giorni, e poi finisce con l'ultima intervista a Mikhail Gorbaciov il giorno dopo che si è dimesso da presidente sovietico, dentro al Cremlino, nel suo ufficio che ancora occupa, e quindi il libro racconta anche poi questo personaggio. Io sono stato nel villaggio del sud della Russia, a Privolnoye, un villaggio di poche anime, avrebbe detto Gogol, in cui lui è nato e cresciuto, lontano da Mosca come la terra dalla luna, e racconta il libro anche l'umanità di questo personaggio, che è stato comunque uno dei grandi personaggi del XX secolo, un uomo che ha fallito nel suo tentativo, ma che ha, a mio avviso, liberato non solo l'Europa orientale, ma anche messo il seme della democrazia in Russia. Alla fine intervisto il suo braccio destro, Alexander Yakovlev, che dice temo il ritorno dell'autoritarismo.
era stato un buon profeta, se vediamo oggi la Russia di Putin, ma dice anche il sentiero nella foresta è stato aperto. E a mio avviso, chiudo qui, il sentiero non si è chiuso ancora del tutto. In Russia ci sono ancora oggi degli spazi di democrazia che in Cina non ci sono, e la mia speranza è che l'idea di questa casa comune europea che vedeva Gorbaciov possa poi in qualche maniera un giorno ritornare, perché i russi fanno parte della nostra storia. Un'altra intervista finale con l'accademico Dmitry Likhachov a San Pietroburgo, che io gli chiedo: ma questa benedetta anima russa esiste davvero? E lui dice: non lo so se esiste, se c'è dentro il bene e il male, c'è dentro tutto, so solo una cosa, che se esiste è un'anima cristiana, perché fa parte della stessa civiltà cristiana, intesa come cultura, non come religione, che è la carta d'identità dell'Europa. Grazie anche Enrico Franceschini. Ora, come avevamo annunciato, vorrei introdurvi la terza voce di questo confronto sulla fine dell'impero sovietico, ed è la voce di Anatoly Leonidovich Adamyshyn, che è stato ambasciatore dell'Unione Sovietica e poi dello Stato che ha ereditato la posizione internazionale dell'Unione Sovietica, ossia la Federazione Russa, l'ambasciatore a Mosca, tra il 1990 e il 1992. Per il nostro pubblico italiano, per rappresentare meglio la distanza che ci separa da quel periodo, è sufficiente pensare che in quell'epoca, 30 anni fa, era Presidente del Consiglio Giulio Andreotti, ed era ministro degli esteri De Michelis. Tanta acqua è passata sotto i ponti della politica italiana e altrettanta sotto gli archi dei ponti di Mosca. Ora, ecco, buongiorno ambasciatore, grazie per essere con noi. Grazie, perché per me questo tema è veramente un tema molto vicino e anche molto doloroso. Io ringrazio cara Nadia di questo bel libro di Dubnov. È un mio amico di 33 anni, così non aspettate che io possa dire qualsiasi parola non positiva su questo libro, ma è veramente, veramente buono. E io vorrei toccare un po' il fattore umano, cosiddetto, cioè l'attività degli uomini in tutto quello che è successo. La storia, in fin dei conti, viene fatta dagli uomini, anche se talvolta mi viene in mente che se ci fosse qualcun altro, la storia sarebbe stata fatta meglio. Dunque, il punto di partenza è il 1985, e qui elencherò un po' le cose che caro Franceschini mi ha in qualche maniera chiesto: come mai così potente e così presto rovinato? Allora, diderò, adesso leggo il testo preparato. Nel 1985 l'Unione Sovietica, grazie alle premure, tra le virgolette, dei leader precedenti, da Stalin a Chernenko, si era trovata in un vicolo cieco, senza via d'uscita. E questo concerneva quasi tutti i settori, era una roba poco visibile, ma negli ultimi 4 anni di stagnazione brezhneviana motori economici si sono praticamente fermati e le strutture sociali e politiche che avevano ostacolato lo sviluppo per molti anni non erano in grado di rimetterli in moto. Si viveva
grazie all'esportazione di petrolio e gas, che all'epoca vendevamo a bassissimo prezzo, fra l'altro perché dovevamo sovvenzionare i paesi socialisti. Questa era una grande spesa, di grande parte delle spese, così come anche il supporto cosiddetto dei partiti comunisti progressivi in tutto il mondo. Io potevo elencare nel mio libro circa 30 paesi dove noi abbiamo partecipato con i nostri soldi, dove piccoli, dove non tanto piccoli. La produzione dei beni agricoli si è bloccata al livello del 78. Nel 1981 le importazioni di grano ammontavano a quasi la metà dei raccolti del paese. La metà del grano proveniva dall'estero, per la Russia, che adesso è una di poche sfere dove siamo finalmente riusciti di esportare anche il grano. Eppure lo Stato non poteva assicurare cibo sufficiente alle popolazioni. E così è stato reintrodotto razionamento nella maggior parte delle regioni. L'aspettativa di vita media è diminuita da 70 a 76 anni rispetto al 64. Cioè un declino. Il paese era pieno di bugie e quelli di sotto mentivano a quelli di sopra. Quando Shevardnadze ha parlato una volta con me, ha esclamato: ma dite almeno quello che c'è, perché noi non sappiamo la posizione vera. C'era tanto di bugie, tanto di falsificazioni, di gonfiare le cifre e così via, che Andropov ha detto: e bisogna ancora vedere in quale società viviamo. E poi devo aggiungere la politica estera guidata da Gromyko da 28 anni, e nessuno poteva mettere il naso in questa politica. Se delle cose interne si poteva ancora parlare sui vari plenum e così via, di politica estera no, solo è una politica estera brillante e così via. Dunque il paese era in una posizione veramente, veramente pietosa. E si chiede perché si aspettava così a lungo. Non è capitato all'ultimo giorno, ma la cosa era semplice. Aspettavano la Messia, perché nessuno di questi dirigenti si è deciso di prendere la responsabilità. E la perestroica è diventata possibile solo dopo che al vertice della piramide è salito un leader che ha messo gli interessi del paese e del suo popolo al di sopra della sete di potere. Inoltre, era un convinto sostenitore dei principi morali di politica. Prima di Gorbaciov nessuno aveva trovato il coraggio, per esempio, di affrontare la tregua con nemico di classe, di finire la guerra fredda, di instaurare un regime della coesistenza più o meno pacifica con gli Stati Uniti. Se di solito noi sappiamo quello che è successo e si pensa poco a quello che si poteva succedere, se le cose avrebbero preso un'altra piega. Se Gorbaciov avrebbe voluto stare in pace sulla piramide e godersi la vita, lo poteva fare, certamente. Non è vero quando dicevano a
Belovezh che l'Unione Sovietica era morta. No, aveva un potenziale ancora con il nostro tenore di vita e così via, e con tutto il paese chiuso che si viveva solo di sé, poteva ancora fare una via così marasmatica. Invece Gorbaciov ha scelto un'altra via. E quasi sempre la perestroica si è scontrata con difficoltà. Perché? Perché per superare questa crisi bisognava avere almeno 100 di persone tipo Gorbaciov. E il Partito Comunista Sovietico ne ha fatto soltanto uno, oltre di Gorbaciov, Yeltsin. La nomenclatura era divisa in schieramenti opposti che non trovavano un terreno comune per superare la crisi. Per la maggior parte dell'elite, l'URSS valeva sicuramente meno dei loro interessi propri, e tanto meno la riforma democratica dell'URSS che aveva inventato, che aveva proseguito Gorbaciov. La lotta delle repubbliche, in particolare della Russia contro il centro, era durata almeno 4 anni e ha minato non solo l'unità politica, ma anche economica del paese, mettendolo sull'orlo del disastro soprattutto a causa di una forte carenza di merci. Il confronto era in corso anche all'interno del governo, con ovvie conseguenze per l'economia. Alla fine ha vinto, come sappiamo, quel gruppo della classe dirigente che si era unito attorno a Yeltsin. Quel gruppo ovviamente ha dato tutte le colpe a Gorbaciov. Gorbaciov viene rimproverato, per esempio, per la sconfitta, che è veramente una sconfitta indiscutibile, nella competizione tra i due sistemi sociali. I colpevoli della sconfitta ideologica e nello stesso tempo geopolitica andrebbero cercati prima del 1985. A quale punto dobbiamo arretrare cronologicamente per poter affermare che fino a quel momento andava tutto bene? Viene accusato che non poteva riformare l'Unione Sovietica, che il socialismo è non riformabile. Ma in fin dei conti, cosa abbiamo fatto? L'abbiamo riformato quel socialismo, al prezzo molto alto, se consideriamo il crollo dell'Unione Sovietica. E se lo poteva fare Yeltsin, perché non poteva fare Gorbaciov? Gorbaciov ha perso, ma nel breve periodo della sua esistenza la perestroica da lui avviata non solo ha migliorato radicalmente la posizione internazionale del paese, perché la guerra fredda poteva facilmente diventare quella calda. Nessuno voleva apocalisse nucleare, ma poteva succedere per puro caso. Ci sono note le storie, e a me ha colpito specialmente uno, di un nostro ufficiale che ha rifiutato di eseguire già l'ordine del colpo atomico. Che è stato, questo comando è stato dato secondo le informazioni non giuste. Dunque, non solo ha migliorato radicalmente la nostra posizione internazionale, non ha soltanto fatto una ondata di rispetto e di simpatia verso l'Unione Sovietica nei tempi di perestroica, ma anche ha portato avanti profonde trasformazioni democratiche nell'interno. Una parte significativa di esse è stata successivamente sradicata. Era una prassi normale in passato,
Tuttavia, come dopo i precedenti periodi illuminati della storia russa, una serie di acquisizioni conquistate sono rimaste e hanno messo radici nella nostra cultura politica. Con tutte le difficoltà con cui si incontra questa nostra cultura politica di democrazia. A proposito, purtroppo, con tutte queste resistenze, Gorbaciov non ha potuto creare il regime democratico nell'Unione Sovietica. Il regime poteva essere liberale, sì, ma non democratico, perché molte cose erano non corrispondenti alla democrazia. Dunque, queste radici, come spero io almeno, serviranno da base per il cammino verso la Russia delle persone oneste, cui sognava Dostoevskij. Il percorso storico mostra che questo è inevitabile, così questa è la nostra consolazione, perché nessuno potrà adesso dire quando avverrà. Così, la perestroika, così come l'Unione Sovietica, è stata rovinata dalla lotta per il potere, la questione chiave di ogni rivoluzione, se vogliamo citare Lenin, e di conseguenza dalla lotta per la distribuzione della sua sorella del potere, proprietà. Il fatto che per decenni una forza politica, il Partito Comunista, abbia avuto un monopolio indiscutibile sulla gestione di tutto quello che accadeva nel paese, ha trasformato questa lotta in uno scontro prima latente e poi aperto ai vertici del potere. E adesso vorrei fare un po', parlare un po' delle cose concrete. Agosto 91, è pronto un nuovo trattato dell'Unione, sull'Unione, parafatto dai 9 capi delle repubbliche sovietiche che accumulano il 90% del territorio e delle risorse dell'URSS. Si tratta di una confederazione. È una cosa, si avvicina alla firma, e così Gorbaciov, Yeltsin e Nazarbayev già parlano di come sarà composta il quadro dirigente del futuro, della futura confederazione. E gli dicono che il capo della KGB, Mr. Khrushchev, deve fare le dimissioni. Ma il capo della KGB, che deve prima di tutto tutelare il presidente, secondo quanto capisco io, ha i suoi metodi. Durante questo incontro di 3 persone c'è un cameriere che ha un microfoncino nella tasca e tra qualche ora il contenuto di questo colloquio tra la gente un po' rilassata, un po' relaxed, è noto a Khrushchev. E da qui nasce il putsch. Non perché non volevano firmare questo trattato. Era solo di salvare la pelle. Questa è una cosa che fa il più, diciamo così, disgusto. Probabilmente tra i puccisti erano quelli che veramente pensavano che con questo trattato l'Unione sarà perduta e così via. Ma quello che ha organizzato tutto, il capo della KGB, aveva in mente
un pensiero abbastanza egoista. Dopo quel che è successo con Putsch, la situazione è cambiata radicalmente e molte repubbliche che prima erano, diciamo così, pronte a partecipare al nuovo contratto, hanno cominciato ad avere dei dubbi. C'è stata veramente una fuga, la proclamazione dell'indipendenza e così via. E l'Ucraina certamente ha usato questo pretesto, perché Kravchuk, se andava a firmare l'accordo, doveva farlo a malavoglia. Insomma, Yeltsin è vincitore, umilia pubblicamente Gorbaciov, separatismo russo viene dall'alto, è Yeltsin che lo spinge. Una cosa impensabile, l'impero russo spinge fuori le repubbliche. Qual è la logica? La logica è molto semplice. Noi adesso liberiamoci del fardello, le repubbliche sono fardello, andiamo avanti senza tutti questi nostri sacrifici, saremo prosperi e allora le repubbliche torneranno indietro, correranno indietro alle nostre braccia. Questo ho sentito personalmente da Yeltsin quando parlava con il presidente Kosciga nel dicembre 91, già dopo la Bielorussia. E lui diceva: ma anche i Baltici torneranno. Non so, forse veramente credeva o forse ci consolava così, ma insomma, la situazione è cambiata molto dopo questa iniziativa della capo del KGB, la sua iniziativa in molti aspetti personali. Gorbaciov non si arrende, il lavoro sul trattato continua. Gorbaciov fa altre concessioni per soddisfare le repubbliche. E allora Yeltsin, impaziente, 8 dicembre organizza menage à trois a Bielorussia, Yeltsin, Kravchuk, Shushkevich. È la stessa, diciamo così, faccenda illegittima come lo era Putsch. E qui l'URSS ufficialmente abrogata. Il libro di non si chiama il crollo, no? Ma il termine usato abitualmente è il crollo. Ma l'Unione Sovietica non è crollata, non è disintegrata, si è fatta disintegrare, è stata abrogata, abolita. Poi dicono: ma noi abbiamo soltanto fatto una registrazione della morte, che l'Unione Sovietica era già morta. Ma chi lo può garantire adesso? E qui ufficialmente abrogata, ma diciamo così, va bene, volete fare una divisione, cioè stare liberi delle repubbliche, del fardello, ma allora fatelo con un po' di buon senso. Invece questo è stato fatto illegittimamente, in modo nelle foreste di Bielorussia, in fretta e furia, e così il danno maggiore è destinato alla Russia. La divisione della proprietà non è stata effettuata tra le repubbliche. Perfino gli jugoslavi, quando dovevano separarci, hanno fatto questa operazione prima. Qui niente, proprio
abbraccio. Yeltsin dimentica anche la Crimea con la flotta russa dentro. Non so se si poteva allora far tornare Crimea nell'Unione Sovietica, ma non c'era neanche un tentativo. Yeltsin non ha fatto neanche una parola a Kravchuk. Кравчук поет скривева, кто я вева паура. А, то вой, лабругать человека Леона Савича по сути, то да, мила Кремея. Инвече, ну, e poi Путин fa tornare, noi sappiamo con quali conseguenze nel 2014. Per Ельцин la cosa più importante era di spostare Горбачев. E così lui aveva ottenuto il suo trofeo più ardito a prezzo di abolire il paese. Poi c'è una lunga lista di quel danno che ci ha arrecato questa decisione, che sentiamo anche adesso, le guerre in Georgia e in Ucraina, e qualche cosa che ci ha raggiunto dopo Bielaveggia. Va bene. Di solito bisogna trovare... Grazie ambasciatore. Grazie per questa testimonianza storica che si unisce alle testimonianze storiche che sono raccolte nel libro curato da Nadia Caprioglio e nelle testimonianze storiche dei politici intervistati da Franceschini, ma anche della gente comune che appare nelle sue cronache. Se noi possiamo ricavare un insegnamento da tutto ciò, ascoltando l'ambasciatore, vorrei sintetizzare in questo modo. 30 anni fa, quindi non molto tempo fa, le grandi scelte politiche venivano ancora compiute da pochi uomini, a volte in modo casuale, e questo è sorprendente, a volte seguendo interessi del momento, con delle ricadute per i decenni successivi che non abbiamo ancora assorbito adesso. Forse il 1991 non è stato così diverso dal 1815, quando a Vienna si riunirono i rappresentanti degli stati per ridare un ordine a un'Europa che era stata trasformata da Napoleone. E quindi la grande storia, ci dispiace ammetterlo, ma continua a essere fatta da uomini, alcuni grandi e altri meno, e molto poco da quelli che nella retorica democratica dovrebbero detenere il potere, ossia i cittadini elettori. E concludo non soltanto ringraziando voi. Ma non ho finito il discorso. Abbiamo i tempi che sono tiranni come sempre e quindi dobbiamo concludere qui il nostro incontro. Vorrei soltanto, concludendo, ringraziarvi e trarre anche, ringraziando chi ci ha ascoltato, questo insegnamento. Partecipare nella politica e anche nelle nostre politiche quotidiane è forse l'unico modo per poter far sì che determinate scelte avvengano in modo condiviso e non in modo casuale. A volte il caso può essere benigno, e forse qui lo è stato. A volte però può nascondere delle incognite e alcune popolazioni, alcuni stati che si sono trovati a gestire gli esiti del crollo dell'Unione Sovietica ne sanno sicuramente qualcosa. Grazie a voi, grazie al Circolo del Lettore per averci citato e ad una prossima.